zombie variety. Ah, la Pepsi Max. Dove sei andato? Ah, ti avevo perso. Ho capito un cazzo di quello che mi ha detto. Ciao a tutti ragazzi, sono Aldo Masolo e siete sul mio canale YouTube. Oggi siamo in Inghilterra, ci siamo allenati, sono già ancora vestito da allenamento. Non siamo ancora andati in casa, quindi siamo atterrati, ci siamo andati a allenare e adesso andiamo a fare la spesa. Infatti vedete il carrello dei Clochard con tutte le nostre borse e tutte le nostre cose. Siamo da Tesco, uno dei più grossi supermarket inglesi. Ovviamente sapete che a me piace andare a fare la spesa, anche perché, scusatemi, dobbiamo andare a fare la spesa perché sennò non abbiamo niente in casa. Adesso ci dirigiamo verso l'ingresso e andiamo a acquistare quello che ci serve, che più o meno sono sempre le stesse cose. Sì, mi sta facendo la miss mia moglie. Visto che sono con Paola, mia moglie, una delle poche trasferte che faccio assieme a lei, lei giustamente mi ha ripreso per come sono bellamente vestito. Allora ragazzi, adesso entriamo, ci becchiamo dentro e iniziamo a comprare le cose che ci servono. La spesa del palestrato. Vi dicevo ragazzi che quando viaggio ho sempre mal di stomaco, ho mal di stomaco anche adesso, quindi purtroppo io devo convivere con questo mio cruccio, ci devo lavorare e adesso, ripeto, andiamo su, vediamo Tesco, da fuori è veramente grande. Se ci fanno entrare. Perché sembriamo dei clochard. No, dei bomba. Pensano dato che abbiamo delle mo. Ci siamo allenati, abbiamo fatto il petto, mi sono allenato con Ludovico Lemme, facciamo 3 giorni di allenamenti assieme, carpiamo informazioni reciproche e poi dopo ci accoltelliamo perché ci siamo dati troppe informazioni. No, bisogna che guardiate i nostri video perché sono, secondo me, non perché li abbiamo fatti noi, ma molto formativi. Vi possono dare tanti input per migliorarvi e secondo me, diciamo, sono quelli che servono al fitness italiano, al bodybuilding italiano per crescere. Perché come dicevo con Ludovico mentre chiacchieravamo, qui in Inghilterra tutta questa diatriba tra atleti, natural, non natural, gli atleti si fanno tutti forti l'uno con l'altro, i professionisti con gli amatori con i professionisti, e non c'è quella lotta che invece purtroppo in Italia abbiamo. Dobbiamo evolverci. E in più, bombati o non bombati, non si pone problema a nessuno qui, anche perché qui sono legali. Ragazzi, andiamo dentro e acquistiamo le nostre cose. Allora, andiamo nella zona frutta e verdura. Io devo prendere le banane, che le sto già vedendo qua. Dobbiamo prendere le banane e i mirtilli, io devo prendere. Ma qui come si sceglie? Ah, c'è la bustina. Sì, ma questa è più figa. Qui è di stoffa. Let's choose a buyer. E questa la possiamo riutilizzare. Allora, io ho bisogno di banane per venerdì e sabato, 2 giorni, quindi prendo 2 banane. Queste due qui sono un po' verdi, però diventeranno più colorate. Cosa dici, Paola? Va benissimo. Ok. Ma va. Qui però, scusami, scan as you shop. Ah, c'è bisogno dello scan? Hanno tutti lo scan in mano? No, no, ce l'ha solo quello là, con uno sborone. Guarda qui, Paola, abbiamo delle fragole. Queste uva, tutta uva. Eccoli, te ne puoi mangiare anche te, sono 350 grammi l'uno, sono 300 grammi. Quanti me ne lasci? 5? Niente. Ecco. Questi sono per me, te ne prendo un altro, questo li vuoi anche te. Una sterlina e 59. Andiamo avanti. Aiaia, mi ammazzo. Allora, qui siamo alla chicken breast. Sì, sì, è petto di pollo questo qui. Sono 400 grammi. Ne abbiamo bisogno, io ne ho bisogno per 300 domani e 300 il giorno dopo. Tu te lo mangi un po' di pollo? Ne prendo 800, te ne rimangono 200 grammi. Qui veramente siamo su un buon pianeta, nel senso che il pollo ce n'era tantissime scelte. Qui abbiamo le varie tipologie di pesce, la coda di rospo, basa, fillets, poi ci sono tutte le varie tipologie di salmone. Questo è salmone già cotto, scottish, hai visto? Già cotto. Quanti grassi ha, per curiosità? Beh, il salmone ne ha. Vabbè, dipende. 13,4, non ne ha tanti. Qui ci sono tutti i ready meals, ci sono tutti i piatti pronti qui. E poi ci sono queste cose qui molto sane, con le garlic and herb, non voglio neanche girare per vedere il quantitativo di grassi, anzi lo faccio. Ma è 12,3, pensavo peggio. Chicken tenders, le alette di pollo. Che qua vanno tantissimo. 14 grassi. È tutto fritto qui. Ho parlato adesso che ci sono roba buona invece. Il problema è che non ho le proteine in polvere per domani mattina. Non so come posso fare. Te le hai dietro? Me le lasci per domani mattina? 50 grammi? Grazie. Adesso ragazzi, allora abbiamo la panna, la vuoi? C'è la light, la light anche. No, la panna quando si mangia quella. Ok, questa, presidente allora. No, questa è questa. Vediamo se troviamo lo yogurt greco. Eccoci qua, Greek style yogurt. Adesso dobbiamo, eccolo, c'è il fage zero. Prendiamo questo, Paola, non sbagliamo. 5% di grassi questo. Questo invece? Questo zero. Vogliamo provarlo? Guarda le proteine che contiene. Ah, ma le contiene tutto 10 grammi tutti. A 10 grammi. Poi mi manca, se troviamo il couscous anziché prendere il riso, così cuciniamo più velocemente. Fammi vedere se avessero il mio altro qui. Io però ho già qualche stupido. Aspetta, eccolo.
Anni mio senza zuccheri, grande. Vuoi un po' di piedine? Quale vuoi? Dai, il 9% di grassi ci sta, deve essere buona questa. Ispira di brutto, le vuoi? Che non è una piedina normale, tipo una focaccia. Sì, venite con me. Qui Paolo c'è il pane. Là per me c'è più sfizioso. Beh, questo non è male di pane, questo qui. Questo è col sesamo, questo è col formaggio, le baguette. Questi sono croissant, belli, questi ispirano. Ma guarda che belline queste tortine. Ma queste sono carine. Le vuoi queste? Apple and blackberry crumble danish. Non so, buonissimo questo. Le vuoi? Se no, con che cosa c'è? Questo c'è con le uvette. Con qualcosa di crema non c'è. Questo secondo me. Vaniglia cream crowns. No, no, andiamo con questo. Vai, Dennis. Qui c'è tutto il pancarè, quale vuoi? Mi sembra tutto molto grande. Soft white. Ok, dobbiamo cercare l'avena. Excuse me. Oats. Oats, figura di merda, non l'ho detto bene. Abbiamo bisogno del burro d'arachidi. Eccoci. Meridian Crunchy Peanut Butter, 100%. Questo invece? 96%. Però è tutto crunchy. Vediamo se c'è qualcos'altro. Smooth. Qui c'è il 94 di peanut butter. Prendiamo questo allora, dalla Tesco. Vuoi la Nutella? Anche sì, se siamo in... Sì, però quella cioccolata là da provare. Questa, chocolate spread. E questa, chocolate spread, sempre uguale. Scegli una delle due. Questa costa la metà dell'altra, prendi questa. Dobbiamo risparmiare. Andiamo avanti. Siamo italiani. Sì, parlo italiano perché io sono stato là 15 anni. Orca! Dove, da dove, di dove sei? Noi siamo vicino a Bologna. Ti possiamo riprendere? Oppure no? Perché stiamo facendo un video. Sì, okay. Certo. Noi siamo di vicino a Bologna, di Faenza, provincia di Ravenna. Io sono di Ferrara. Vabbè, ma sei anche romani anche te. Sì, grande! Dove abitate qua? Noi siamo venuti qua per 2 o 3 giorni, sono venuto ad allenarmi perché sono un bodybuilder. Quindi adesso stiamo facendo la spesa, abbiamo l'appartamento. Sì, non siamo... ho ascoltato grande. Che io ho detto, ne trovi pochi di italiani qua? Sì, pochissimi. Pochissimi. E adesso abiti qua te? Sì, abito qua in Rotterdam. Sì, sì. Stai bene o stai meglio in Italia? È meglio Italia, bellissimo, perché è proprio una cosa... Una mentalità diversa? Proprio diversa. Perché, da quant'è che sei qua, hai detto? Quasi due anni. Anche perché sei giovane, quanti anni hai? Secondo te quanti anni ho? Avrai 30 anni, sì. 28. Sì, 30, 31. Per cosa... Noi stiamo facendo... Io ho un canale YouTube, mi chiamo Aldo Masolo. Ho un canale YouTube che parla di fitness in Italia e quindi sono venuto in qua oltre che per allenarmi. Sono adesso proprio tornato dalla palestra. Questo è il mio canale YouTube. Ok, io ti seguo adesso subito. Grazie. Niente, dai, ci vediamo. Se avete visto, abbiamo trovato un amico anche qua, fantastico. Quanto è bello girare per il mondo, trovare delle persone con fare, vero? Sì, è molto bello. Se qualcuno può girare, deve girare. Deve farlo, assolutamente. Deve farlo. Ciao, grazie. Ci vediamo. Ciao. Avete visto quanto è bello girare? Sì, infatti. Questa è stata una cosa stupenda. Dovreste guardare il video solo per questa scena. Andiamo avanti. Cannet food. Cos'è il food dei cannati? Prima andiamo ai cereali. Ecco, guardali. Gli originali della Quaker. Pronti in 2 minuti, buoni. 100% whole grain, sì. 10 sacchetti da 27 grammi. Queste invece? Ah, queste sono liberi. Prendiamo queste. Sono liberi. Sì, è la stessa cosa. Prendiamo questi. A me il sacchetto piace meno. Adesso dobbiamo cercare la pasta per me. Chiediamo a lui dove troviamo la pasta. Chiedi. Excuse me. When we can find pasta or couscous? Oh, thank you. Also couscous is there in the next one? Ok, thank you. Allora, qui c'è la pasta, ok. Come in America, nessuno se ne frega se tu devi filmare. In Italia hai bisogno dell'autorizzazione e in più molte volte non ti danno il permesso. Quindi ragazzi, anche questo, scusatemi, mi sembra di essere noi nel terzo mondo e loro avanti a noi. In più abbiamo le nostre valigie. C'è già il riso pronto, Paola? Me lo cucini te? Beh, è già pronto. Sì, però io l'ultima volta sai che l'ho fatto male. Bisogna che troviamo del riso che mi monta bene, cioè che cresce parecchio. Questo è basmati, ma mi fa proprio cagare questo. Prendiamo questo jasmine, però fa schifo. Questo è il classico, originale. Me lo riesci dopo a montare te con un po' d'acqua? Perché l'ultima volta che l'ho fatto in America veniva praticamente 220 grammi, veniva grande così e non mi sfamavo. Perché tu hai fatto la torta con gli altri. Sì. Gonfia? Certo che gonfia. Allora facciamo così, dai. Qui c'è già ancora il riso però da fare, ma con questo è comodo, dai. Sono 660 grammi di riso, te vuoi te. Di cosa abbiamo bisogno? Del latte per te. E il caffè e il tè. Vuoi dei biscotti qua in fondo che c'è biscotti? Sì. Excuse me, coffee and tea. Ah, ok, seguiamo lui. Thank you. Guarda, c'è la cioccolata calda lì. Appunto. Guarda, hot chocolate, superfood organic. Anche questa? Sì, prenditela questa. Questa della Cadbury. Questa è la Cadbury inglese. Io prendo il Nescafè. E questa?
Leva giù di testa, vaniglia, latte. Queste sono le sue porcherie, te lo prendo anche questo. Il caffè l'abbiamo preso, ti manca il tè. E qua il tè, Paola, vieni. Come on, tengo io il video. Zombie variety. Allora, abbiamo interrotto quando lei ha preso i biscotti, perché ha preso parecchi biscotti e quindi non è molto healthy. E quindi adesso andiamo a cercare l'acqua, ci manca e una bibita zero e abbiamo preso tutto, no? Basta. Là in fondo vedo della Coca-Cola, rischiavo di metterla sotto. Abbiamo acquistato quasi tutto, avete visto che non è che abbiamo preso un granché di roba, perché stiamo qui due sere. Domani sera dovremmo essere fuori a cena con Ludo, quindi non vedo la necessità di prendere troppa altra roba. Vogliamo prendere la Pepsi o è la Coca Zero che ce l'ha davanti? Guarda come è fatta quella Coca lì. No, andiamo a prendere la Coca Zero. Ah, la Pepsi Max. Questa è figa. Pepsi Max, no, cherry, no, mambo, lime, questa è la normale, prendiamo la Pepsi e via. E qui l'acqua, guarda, sta girando la signora che la vede un po' impacciata. Dove sei andata? Ah, ti avevo perso. Adesso non ve lo posso spoilerare, glielo spoilero e poi si incasseranno. A Rimini Wellness la Vita Strong uscirà con la suo energy drink. I gusti sono spettacolari e i quantitativi di componenti sono top. Oltre al fatto che loro usciranno, io farò un video dove confronterò tutti gli energy drink esistenti in Italia. Andremo io e Maria Angelica, perché lei sarà con me, ad indicare quello che è il migliore coprendo le etichette. Valuteremo vari criteri e individueremo quella che per me e lei è il migliore energy drink sulla piazza. Quelli della Vita non si incazzeranno, ma il video esce fra un po', poco prima del Rimini Wellness, questo qui, quindi ci sta, dai. Prendiamo il borraccione di acqua, prendiamo le Evian, perché il resto è tutto merda qui per me. Dove la mettiamo l'acqua? Ah, non lo so, okay. Perché non mi schiocci questa roba. Ok, ho capito che di insalata preferisco non usarla e prendo della verdura surgelata. Ok, ho trovato i broccoli, sono un mostro io, sono veramente un mostro di vega. Cerchiamo il latte, il milk. Puoi dire che ora d'andare. Sì, perché sennò non so neanche come faremo a entrare in casa, perché abbiamo bisogno di digitare dei codici. E mettendo non c'erano sicuramente dei draghi. Chiediamo dov'è il milk. Excuse me, milk. Milk, is it the curtains ones or the chilled ones you want? Ok. 26, thank you very much. Ho capito un cazzo di quello che mi ha detto. Comunque, questo pasto di cane è invitante, eh. Back bacon, 14% di grassi, ci sta. Che porcheria è questa? Pork sauce. Sì, questa è una porcheria. Mamma mia, questa è una porcheria atomica. 19, merda. Chicken Italia, 10. Qui l'italiano c'è veramente poco, sì. E qua il latte, guarda. Amore, lacto free. Fammi vedere però com'è. 0,5% di grassi. Io non mi fiderei di altro. Aspetta, proviamo a guardare questi. 1,8% di grassi. Prenditi questo, dai. Vai, sono a posto. Io con gli occhiali da solo non vedo un cazzo. Qui c'è la roba per i bambini. La crema, se ci fosse la crema di riso, io la comprerei. Perché questa è la sua zona, eh. Allora, avevano detto che qui in Inghilterra sono liberi, invece ci hanno detto adesso che non possiamo fare video. Chiudo il video in fretta, perché sennò ci porta via tutto e abbiamo rovinato un bellissimo video. Ci manca comunque il sapone per le mani, ma lo troveremo. Non vi possiamo dire quanto abbiamo speso, perché sto parlando molto velocemente, che sennò ci cacciano via. E quindi so la mia spesa qui e sono molto interessato. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi ai miei canali, accendete la campanella e spero che un altro stronzo non venga a rompermi le palle. Ragazzi, vi saluto, spero che questa spesa bellissima fatta assieme a mia moglie, l'entità astratta, vi sia piaciuta. Un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima.